La procedura si riferisce alla condizione del debitore, guarda quindi al debito e alla situazione soggettiva del debitore, a prescindere da quali siano i creditori e dall'ammontare del credito stesso. Si tratta di una procedura nuova questa? No, il procedimento, o comunque la procedura di esdebitazione sovraindebitato incapiente, risale alla cosiddetta legge salva suicidi, che è stata però inglobata nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza del 2019, ma è entrato a pieno titolo, diciamo, in vigore nel 2022. Quali sono i tempi di questa procedura? In realtà è, diciamo, abbastanza celere. Il ricorso è stato depositato a giugno e la sentenza è di 2 giorni fa, quindi insomma è stata anche Abbastanza veloce. veloce, ricordiamo i requisiti per poter accedere. Per l'esdebitazione sovraindebitato incapiente, che è una procedura residuale, si può ricorrere peraltro una volta soltanto nella vita, bisogna essere una persona fisica, in questo caso era un ex imprenditore, senza utilità per i creditori, quindi né beni mobili né beni immobili, e soprattutto deve esistere il requisito della meritevolezza, non aver compiuto quindi atti in frode ai creditori e non avere determinato la situazione di incapienza, di sovraindebitamento con dolo o colpa.